questi edifici passivi? Sì, partiamo forse da un modello semplice e poi lo raffiniamo sempre di più. Uno di questi modelli semplici è il tè che riscaldo e poi per tenerlo caldo lo metto sul fornello. Perciò gli do sempre un po' di energia, consumo sempre energia. Ma l'alternativa è questo, di usare una termos, lo riscaldo ma poi lo metto nel termos, così rimane caldo finché tutto il tempo che mi serve. Un altro modello, posso costruire in maniera passiva, nel senso sfruttando situazioni del posto, strategie del posto, lasciando entrare il sole e non disperdere, non perdere questa energia che abbiamo d'inverno, proteggermi dal sole d'estate, ok, per non dover raffrescare, o, questo è un altro esempio, invece costruire in maniera completamente sbagliata del territorio, adesso lo dico in maniera molto provocatoria, con troppo vetro per esempio, in situazioni dove invece dovremmo proteggersi contro il sole, allora con macchine forti e che consumano anche tanta energia devo poi fare il mio comfort. Cioè, questo sarebbe un modello di un edificio attivo opposto dell'edificio passivo. Attivo perché devo metterci macchine, devo metterci tanta energia per avere comfort. Ho anche questo come esempio. Motoscafo, motore potentissimo, una velocità altissima, un'unica persona dentro, o un altro modello, senza consumare energia, ma un gioco di squadra. E forse anche questo è un bel esempio, l'edificio passivo va fatto sempre in gioco di squadra. Non riesce a farlo soltanto il progettista sulla carta, il direttore dove lavori, stando con la mitragliatrice contro ognuno che lavora. Tutti quanti devono collaborare. Non dobbiamo nascondere i ruoli, dobbiamo discutere, dobbiamo chiedere, dobbiamo imparare la formazione di tutti i livelli, prima il sindaco l'ha detto molto bene, tutti gli aspetti devono essere formati, ma col gioco di squadra poi funziona, veramente ci arriviamo.